Buongiorno dal Touch con la rassegna stampa che apriamo con la prima del Roma, la rivolta contro le stese, sparatoria tra la folla a Piazza Trieste e Trento, i commercianti, più controlli e telecamere, autonomia differenziata e tensione, Salvini, nostro baluardo, il PD, fondi al sud, Russo, disparità. Poi le attese legate al calcio, alla Champions League, Napoli, allarme Osimhen, ma con Liverpool ci sarà, Lozano sta bene, ma gioca Politano. Pagine interne, occupazione, non assistenzialismo, Noi Moderati debutta. A Napoli il reddito di cittadinanza è una misura che va rivista. Lupi e Ricci, competenza e affidabilità. Guarino, circuiti virtuosi per l'inserimento lavorativo. Unione Popolare, eventi corsari a Chiaiano, Whirlpool e ABC, De Magistris, mettiamo al centro i diritti fondamentali per la vita come salute, ambiente, acqua e lavoro. L'ala e i socialisti aderiscano al terzo polo, Tarantino lontani anni luce, da lì il portavoce dei renziani, quella tradizione non può essere archiviata, la replica Calenda e la sua lista promotori di politiche liberiste. Andando avanti con le pagine autonomia, Salvini rilancia ed è scontro. Il leghista è un baluardo, De Luca fondi per il sud chiusi in un cassetto da giugno. Il braccio di ferro Di Maio ha buttato la maschera, è tornata la Lega Nord, ma così si spacca l'Italia a metà. Russo no alla secessione dei ricchi, il parlamentare di Azione, non si può partire dalle disparità, bisogna garantire a tutti gli stessi diritti. Speranza incontra gli psicologi della Campania, la richiesta dei professionisti, si sblocchi il DDL per le cure primarie, decreti inattuati o scaduti, è corsa al recupero, l'importo complessivo di 7,8 miliardi, governo al lavoro per salvarli. Caro bollette verso nuovo decreto, Macron si schiera con l'Italia, sia al tetto per l'acquisto del gas dalla Russia, in settimana un CDM per il via libera, si cercano 10 miliardi, l'UE deve aiutare, il grido d'allarme da parte del centro-destra. Inoltre il gas all'UE solo dopo che saranno tolte le sanzioni, il nuovo ultimatum della Russia dopo la chiusura del gasdotto Nord Stream 1, l'Unione Europea discute sul tetto massimo alle forniture russe. Sì ai vaccini contro le varianti, la pandemia, il Covid continua, il calo dei contagi, 499 positivi in Campania, vittime con l'incidenza all'11,87%, l'ok dell'AIFA, alle dosi aggiornate contro Omicron, la priorità è per i fragili e gli over 60. Regione psicologi per il sostegno alle famiglie, da Bergamo 33 in manette per 'Ndrangheta, società, cartiere e fatture false per riciclare i soldi del clan Arena. ANCE plaude al progetto ITS Casa Campania, da Benevento Ferraro, presidente dell'associazione beneventana, la formula è ideale per creare lavoro. Ecco tutti i partner che hanno aderito alla scuola di alta formazione voluta dalla regione. Scuola Avellino, la settimana corta e scontro tra comune e provincia, il summit con i presidi in giornata, anche i sindacati predicano cautela, si cambi prima il piano trasporti. I sindaci ricordano il loro eroe, da Polli Capisani, quando penso a lui provo sempre una grande sofferenza, speriamo si arrivi a una verità giudiziaria. Nell'anniversario dell'assassinio di Angelo Vassallo, avvenuto il 5 settembre del 2010, mentre rincasava. Da Montesarchio promette alti rendimenti, soldi spariti dai conti. Combinato il divieto di lavorare come promotore e consulente per Ascanio Iannuzzi. Le scuole, la criticità per il personale ATA. L'ufficio scolastico di Napoli ha disposto la conferma di docenti di sostegno con nomina al 31 agosto. La UIL ha chiesto un intervento diretto del direttore dell'ufficio scolastico regionale Ettore Acerra. A Capo di Chino troppi voli, è pericoloso. La denuncia che arriva dalla consigliera Muscarà che chiede un incontro in commissione trasporti per discutere di una delocalizzazione. La crescita del flusso turistico ha comportato un aumento del traffico aereo. Pagine nazionali anche con il Mattino, l'energia, il patto Parigi-Berlino.
Macron, Scholz, metano francese in cambio di elettricità tedesca. Aiuti, Draghi trova 8 miliardi, la Russia stacca il gas all'Europa. Niente più forniture se restano le sanzioni. Il prezzo intanto vola. Nel dettaglio, Mosca allo scoperto, niente più metano se restano le sanzioni. La Russia accusa l'Occidente, colpa vostra il blocco dei flussi. Ma le misure si fanno sentire, saremo in crisi per 10 anni. Stop alla speculazione sul prezzo, Bruxelles vuole congelare gli scambi. Dal Fondo Monetario Internazionale, recovery e debito come paracadute. Nucleare in cambio di gas, torna l'asse Parigi-Berlino, dalla Germania elettricità alla Francia che ha molte centrali in manutenzione, Macron ricambia con metano ma intanto dice no all'interconnessione con la Spagna. Letta per l'Italia è una regressione, rispunta il gasdotto Barcellona-Livorno, lo scorso marzo il ministro Cingolani andò a Berlino per siglare un accordo di solidarietà che non è mai partito. Fratelli d'Italia manda segnali di indignazione per il solito asse tra i due paesi che ci esclude. Latte caro come benzina è la tempesta perfetta. Allarme dei produttori, un allevamento su 10 rischia di chiudere i battenti. Non solo super bollette, pesano anche siccità e aumenti di mangimi e imballaggi. Nel dettaglio i nuovi aiuti per 8 miliardi, sconti fiscali alle imprese, crediti d'imposta fino al 25% per 3 mesi alle aziende per fronteggiare il caro bollette. Salvini vuole lo scostamento di bilancio, io in disaccordo con Meloni, servono 30 miliardi. Letta la sfida nel feudo 5 Stelle, solo il PD difende il Sud, il segretario Dem sbarca in Sicilia, caccia i voti in uscita dai pentastellati. Per le regionali non è finita, la ferita del campo largo ancora aperta, non li ho capiti. Conte ora punta alla sinistra, ma l'endorsement è di Trump. La battuta dell'ex presidente degli Stati Uniti, come sta il mio Giuseppi, è una brava persona. Militari, medici, avvocati, la squadra di Meloni per i voti della società civile, il piano della leader di Fratelli d'Italia per accrescere i consensi nelle categorie del paese, una dozzina di fedelissimi, ognuno con la responsabilità di un settore specifico. Crisanti, Ricciardi, Fittipaldi e gli altri, si infiamma la partita nel girone estero. 4,3 milioni di elettori iscritti all'anagrafe dei residenti fuori dai confini nazionali, da eleggere 8 deputati e 4 senatori. Calenda, il messaggio a Fratelli d'Italia, servono le larghe intese, poi arriva il dietro front, il leader di Azione, no intese con il PD, serve un governo di unità anche con Meloni. Poi arriva la precisazione, la linea non cambia, no a populisti e sovranisti. L'intervista a Maria Stella Gelmini, nessuno avrà i numeri per governare e noi ci saremo, ma solo con Draghi. Aumentano gli indecisi, giovani poco coinvolti, dai sondaggi sale il 42%, per il partito di chi si astiene o non sa ancora cosa scegliere. Sfavoriti i partiti che puntano sul voto di protesta, va meglio per i moderati. Ora i dettagli nelle città, con la spesa sempre più cara nel servizio. Il caro energia anima il dibattito politico, fuori controllo le bollette, ma le ripercussioni pesano sulla spesa dei cittadini. Beni di prima necessità sono sempre più cari, difficile arrivare alla fine del mese. Piccoli aumenti, ma ci sono su tutti i prodotti, dove 15 centesimi, dove 10, dove 20, l'olio, che non è che si produce in Russia, ma in Italia, e purtroppo no. Le pensioni non aumentano e noi ci dobbiamo arrangiare. Non me ne sono resa conto al 100%, però penso di sì, alcune cose le vedo aumentate. I prezzi sono aumentati un po', soprattutto frutta, verdura, l'olio di semi. Qualche aumento io lo trovo piuttosto ingiustificato, perché non penso che sia collegato all'attuale situazione della guerra, insomma, se ci riferiamo a questo. Le persone che hanno uno stipendio, un misero stipendio, non arriveranno neanche a 10 giorni, i primi 10 giorni del mese. È straaumentato tutto, ma non del 10, del 20% come dicono,
anche del 100%. Speriamo che quando finirà la guerra scenderanno i prezzi, scenderanno anche i prezzi al supermercato. Che dobbiamo fare? Il 100% hanno aumentato. Chi ne paga le conseguenze siamo sempre noi. La pensione, un stipendio è sempre kill. E se adesso non è regolato, perché sono Charis, ma non è regolato. I Charis sono regolati a tutto quanto. Da Napoli l'esercito dei fantasmi, nel dettaglio né studenti né lavoratori, sono 114.000. Il 40% percepisce il reddito. Lunedì nero, lavori dal centro al Vomero, Napoli che riapre tra i cantieri Piazza Municipio nel caos, nei primi giorni di rientro vero lavorativo. Né studenti né lavoratori, cresce l'esercito dei NEET. A Napoli sono 114.000 gli inattivi tra 16 e 35 anni. Il 40% percepisce il reddito di cittadinanza. La piaga non riguarda solo le zone periferiche, ma investe anche i quartieri dell'alta borghesia. Formazione e fiducia, così aiutiamo gli inattivi. Chiara Marciani, l'assessore comunale, la crisi dei valori toglie ambizioni e speranze ai più giovani. Per aiutarli il Comune ha assunto la funzione di un'agenzia di collocamento. Sud, lo scontro sui fondi UE, Letta, la Lega blocca, la replica, false accuse. L'allarme dei Democrat, in Campania ha sottratti 5,6 miliardi per ragioni politiche. I ministri del Carroccio, non è vero, non abbiamo mai stoppato le risorse. Patto per Napoli, l'affondo di Lupi, basta parlarne, non corre rischi. Noi Moderati presenta ai candidati l'ex ministro. Il reddito di cittadinanza va riformato. Dema nel feudo di De Luca, a Salerno un ecomostro. L'ex sindaco nella piazza del Crescent sferra un nuovo attacco al governatore, un mausoleo dedicato al suo ego così ha distrutto un luogo meraviglioso. Asili, piscine e ristoranti, la torre Enel rinascerà. Centro direzionale, il progetto del consorzio composto da 30 imprese nell'edificio che la Regione ha scartato, spazio agli uffici degli studi professionali. Da Napoli ad Avellino con il tira e molla sulla settimana corta, il Comune è pronto a ridurre i giorni di presenza in classe, ma la provincia temporeggia. Di difficile risoluzione il nodo dei trasporti, nel pomeriggio la riunione decisiva. Intervenire subito sul caro energia. I candidati al Collegio della Camera concordi in Irpinia a tante imprese a rischio, il governo Draghi non ha fatto nulla per prevenire i disagi, afferma Gubitosa. Bove, siamo in campo nonostante le difficoltà. Il segretario di Azione critica i vertici, candidati scelti ignorando il territorio, noi però crediamo nel progetto che va oltre il voto del 25 settembre. Settimana corta, via libera dal Comune, ma la provincia nicchia. Oggi il confronto a Palazzo Caracciolo e il nodo da sciogliere riguarda i trasporti. Buono pane per la mobilità dei fuorisede, occorre un'ampia adesione degli istituti. I dettagli con il servizio. Domani in una riunione in provincia si decide sulla settimana corta a scuola, in particolare si dovrà capire se partire già quest'anno, cosa su cui spinge il Comune di Avellino, se le criticità da affrontare e risolvere richiederanno più tempo. I sindacati per esempio esprimono perplessità sui trasporti e più in generale sui servizi legati al nuovo piano. Ci troviamo di fronte alla completa rimodulazione oraria dell'organizzazione del lavoro, quindi queste ricadute sul organizzazione del lavoro hanno bisogno di garanzie, soprattutto sul piano dei trasporti. Non si può dimenticare che gran parte degli alunni che frequentano le scuole della città e viceversa anche in provincia sono pendolari, quindi il piano trasporti va sicuramente garantito rispetto a questa nuova rimodulazione oraria. E poi anche altri servizi, perché per quanto riguarda la scuola primaria in particolare bisogna cercare di garantire anche un poco la mensa, trattandosi di un orario che per forza di cose sarà allungato. Favorevoli i ragazzi e i genitori, così dicono, ci sarebbe più tempo per la socialità. La nostra scuola però sembra non approvare, cioè danno un'opinione negativa della settimana corta. Nella mia scuola l'hanno approvata, secondo me è stata una bella decisione, ci lascia più tempo libero ai giovani. La vedo una cosa positiva, soprattutto perché magari si è trovato a fare la scuola come l'ho fatta io, ho fatto l'alberghiero e mi sarebbe stato proprio utile.
avete il sabato per andare a lavorare. Sinceramente penso che va bene, così hanno più tempo per loro, i bambini, e possono fare i compiti e la domenica è libera proprio del tutto. Bella, bella, mi piace. Sì, sì, anche a me, molto meglio. L'operaio aggredito lascia l'ospedale, la vittima del pestaggio avvenuto il 27 agosto a Valle sarà riascoltata dai carabinieri per ricostruire l'episodio. Al momento un 49enne è indagato per favoreggiamento, ma la procura procede contro ignoti per tentato omicidio. Con me investimenti sicuri e si ritrova il conto azzerato. Vittima della truffa, un 55enne convinto dal promoter ad affidargli alcune decine di migliaia di euro. A Benevento, con le pagine relative, aree interne, lite tra i partiti, l'idea di un ministero lanciata da Mastella, bocciata da candidati e segreterie. PD all'attacco, il sindaco cosa ha fatto in 50 anni? Agostinelli, Di Castero, Benevento, sede naturale. Il via ai trattamenti di endoterapia, a ottobre i 26 tagli, Pini, via alle cure sul viale. Aree interne, lo scontro sull'ipotesi ministero, partiti contrari all'idea di Mastella, la proposta è soltanto propaganda. Cacciano, cosa ha fatto in 50 anni? La replica di Agostinelli, Di Castero, città, sede naturale. Pini, via alle cure, scoppia la pace, partiti trattamenti di endoterapia per gli alberi del viale, a ottobre il taglio di 26 esemplari ritenuti a rischio caduta. Abbiamo puntato su una soluzione condivisa, afferma Rosa, negli Apinis dopo una guerra aspra prevale il buon senso. La settimana corta il piano bocciato dagli studenti superiori, la consulta provinciale spiega il suo no al sindaco Mastella. Il primo cittadino, recepiremo le scelte ma serve intesa, momento drammatico. L'EAV, tra un anno i treni per Napoli, dopo malintesi e polemiche sulla ripartenza solo nel 2026, una nota chiarisce la tempistica e ammette un ritardo di 12 mesi. Per gli ulteriori investimenti finanziari dal PNRR nessun disagio, l'ammodernamento non comporterà nuovi stop al transito. Le pagine da Caserta, il pignoramento è sospeso, stadio Pinto Salvo per ora. Primo round al comune nella battaglia legale con l'imprenditore Pagano, presto il via al processo per i crediti vantati dalla SACE, 40 milioni. Forza Italia parte il tour in 104 comuni, il Partito Democratico rassicura sul PNRR. Di Maio sarà domenica a San Marcellino e incontrerà gli imprenditori locali. Pier Gaetano Fulco, infrastrutture e collegamenti per lo sviluppo, l'intervento e poi l'opinione di Giuseppe Bompane, politiche attive per il lavoro, così il rilancio. Tra i banchi di scuola lo spettro del Covid-19, molti istituti hanno già avviato le attività, tutto pronto per affrontare le emergenze, l'ASL ha ammonito le strutture di unità mobili per rispondere ad ogni esigenza. E riapre la biblioteca comunale Ruggero, Battarra è un segno di ripresa e libertà. Pignoramento sospeso, lo stadio Pinto è salvo, entro 60 giorni il giudizio di merito, la struttura indisponibile per il comune, il campo resta in funzione, l'affidamento in gestione e i lavori rischiano di slittare. A Caserta sempre più giovani cercano la casa per il futuro. L'età media degli aspiranti al mutuo è di 38 anni, la cifra richiesta sfiora i 124.000 euro. Poi il caso di revenge porn tra minori, tra denunce, c'è anche l'inchiesta, un ultimo esposto registrato a Maddaloni, al centro tre ragazzini fra i 14 e i 15 anni, l'allarme dei genitori, corrono in caserma, fornite tre versioni diverse sull'accaduto. Le pagine da Salerno, Vassallo, più vicina la verità. La folla di sindaci appollica, modello di sostenibilità ambientale, ora merita giustizia. Dolore immutato, ma vogliamo credere ancora che lo Stato c'è. De Magistris sfida De Luca, Crescent un ecomostro. È un'opera simbolo del potere malato del governatore. Fico e il Sud che sa innovare, sia al centro della politica nazionale. Moderati nel centrodestra, noi la vera novità,
Quagliariello lancia la corsa dei centristi, garanti della crescita e guardiani del debito. Siamo fondamentali nella coalizione. Il PD e la discarica risanata, De Luca Junior e Bonavitacola commentano: solo noi tuteliamo il Sud, i candidati a Parapoti esempio virtuoso, dai rifiuti al Parco Verde su cui investire. Medicina, la carica dei 1800 in corsa per soli 186 posti, accesso al campus senza accompagnatori, i candidati indosseranno la mascherina. Regina Margherita, l'aula magna nell'ex tribunale dopo una battaglia durata 5 anni, inaugurati gli spazi per attività didattiche, la preside Nappi, giornata storica. 100 ragazzi per salutare Emanuel, la tragedia di via Allende. A Molina di Vietri, funerali del 18enne morto nell'incidente striscioni, palloncini e gli amici tutti vestiti con una t-shirt nera. Il monito di Don Masullo: apprezzate la pienezza della vita. Il ricordo dei compagni era riservato ma sempre sorridente. Sul tema incidenti stradali, il nostro servizio. La morte di Emanuel Colonnese, il 18enne di Vietri sul Mare, che domenica all'alba si è schiantato con lo scooter in via Allende, ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza stradale a Salerno, un'emergenza che negli ultimi mesi ha assunto proporzioni drammatiche e per la quale il Comune sta valutando possibili contromisure da mettere in campo. Noi stiamo allestendo un tutor per la verifica delle velocità, ma anche questo, diciamo, se non è supportato da un atteggiamento intimo delle persone, credo che sia un palliativo. Bisogna che i nostri concittadini, soprattutto i più giovani, abbiano un atteggiamento prudente, rispettoso della loro vita, oltre che di quella degli altri. La comunità di Vietri sul Mare si è stretta attorno al dolore della famiglia Colonnese, partecipando in maniera commossa ai funerali che sono stati celebrati nella chiesa di San Giovanni Battista. Lacrime, striscioni e palloncini hanno accompagnato Emanuel nel suo viaggio verso il paradiso. Il comune della costiera amalfitana, tra l'altro, soltanto venerdì era stato scosso da un altro incidente mortale, avvenuto sulla statale che collega con Cava dei Tirreni. Per intervenire c'è bisogno di maggiori controlli, questa è la verità, e c'è bisogno che lo Stato intervenga facendo maggiori pressioni sui giovani, sulle persone, su quelli che sono i rischi legati alla velocità. Bisognerebbe anche fare un pochino di scuola all'interno proprio appunto delle strutture scolastiche. La prima di le cronache, Quagliariello, un passo indietro, no, in avanti per rilanciare Salerno. Nel dettaglio, il coordinatore nazionale di Italia al Centro: sono legato a questa città ma ho preferito puntare su Pino Bicchielli. Riuniamo i centristi che sono orfani di collocazione, penalizzati da una comunicazione polarizzata. Il blitz all'Episano e al Crescent, Luigi De Magistris con noi, battaglie di civiltà. Piero De Luca a Parapoti, questione meridionale assente dal dibattito politico. Salernitana che peccato, caos a Rechi, De Luca ci penso io, finisce 2-2 con l'Empoli, persa una grande occasione per i Granata. Andiamo sul nostro sito www.ottopagine.it, il racconto dalle varie sezioni. Bagnoli come in Gomorra, ha ucciso Clochard per gioco e per provare la pistola. Inquietanti sviluppi per l'omicidio di un 56enne ucciso a Napoli lo scorso 31 luglio. Tra le ipotesi al vaglio della procura per la morte di Davide Fogler, Clochard che ogni tanto arrangiava facendo il parcheggiatore, ci sarebbe quella dell'omicidio nell'ambito di una sorta di battesimo da killer o di un delitto per gioco, secondo quanto confermano i quotidiani. L'omicidio era avvenuto davanti a molti passanti, ma l'indagine è stata caratterizzata da profonda omertà. Inizialmente si pensava ad un incidente e poi i nuovi elementi dopo l'autopsia. Tra le ipotesi anche lo sparo per provare una pistola. Diverse persone potrebbero aver assistito all'ingresso del killer o degli assassini, se più di uno, all'interno del basso dove viveva il 56enne vittima di un delitto per il quale si ipotizza anche il movente del battesimo da killer o dell'omicidio per gioco. Dalla prima, De Magistris sfida De Luca nella sua Salerno, blitz al Crescent e alle Fonderie. L'ex sindaco di Napoli, sono due luoghi simbolo della mala politica.
Settimana corta, medie ed elementari pronte. A partire c'è l'incognita superiori. Oggi la riunione decisiva a Palazzo Caracciolo, Buonopane, troppi dubbi per gli istituti superiori. Il presidente della provincia, meglio aspettare l'anno prossimo, alcuni presidi di istituti e licei superiori dicono no, come le dirigenti dell'Amabile e del De Luca. Scuole medie ed elementari pronte, presidi compatti sì alla settimana corta. Ora dalla prima. Massa Lubrense, area marina protetta, punta Campanella, il direttore Simioli si è dimesso, decisione improvvisa e inaspettata, si era insediato il 1° giugno scorso. Da Napoli, Anna, la speranza è finita, l'Ucraina scomparsa, trovata senza vita a Giugliano. Di lei non si avevano più notizie dal 31 agosto scorso, quando una sua connazionale ha lanciato l'SOS. Di lei non si avevano più notizie, il corpo senza vita di Anna Rikhorenko, 68enne di origini ucraine, è stato trovato poco dopo lungo l'asse mediano a Giugliano, grazie alla segnalazione di un automobilista, l'intervento e i rilievi dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono in corso, la donna è stata trovata all'altezza del chilometro 14, direzione Lago Patria. I prossimi accertamenti forniranno indicazioni sulla dinamica della morte. Ad Avellino l'autostazione è la rivoluzione della mobilità, lo spettro del caos, cittadini divisi sul nuovo piano per i trasporti, mentre infuria la polemica sull'inaugurazione. Ancora con Avellino, l'ottava camminata rosa rinviata, in marcia il 2 ottobre con la stessa grinta. Le associazioni avvisano. Da Benevento, Viespoli, autonomia differenziata. Per Sud il problema fu la riforma del titolo V. Centrodestra modificherà Costituzione, centrosinistra la stravolta nel 2001. Inoltre ancora con Benevento, il colonnello Passafiume lascia il Sannio. Questa terra è la mia seconda casa, il numero uno del comando provinciale a Roma. A Benevento arriva il tenente colonnello Calandro. Da Caserta, detenuto tenta evasione approfittando di una sosta per un bisogno in autogrill, è successo durante un trasferimento da Santa Maria Capo Vetere a Rimini. Un detenuto della casa circondariale di Santa Maria Capo Vetere, che stava per essere condotto nel carcere di Rimini, ha tentato di evadere nei pressi di Isernia, approfittando della sosta presso un autogrill della superstrada per consentirgli di espletare un bisogno fisiologico, ma l'attenta vigilanza della polizia penitenziaria ha scongiurato il compimento del grave evento critico e dopo un breve inseguimento l'uomo è stato immediatamente catturato. Il trasferimento a Rimini è proseguito anche con l'ausilio di personale di polizia penitenziaria di Isernia. A darne la notizia il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. Dalla prima, altri riferimenti sul territorio, Gragnano muore a 13 anni, la tragedia di Alessandro, la città intera vicina ai familiari. Il sindaco di Gragnano sui social, dolore infinito, cordone di affetto e vicinanza per i familiari. La città di Gragnano è riunita nel silenzio, dolore e preghiere per Alessandro morto a soli 13 anni in tragiche circostanze. Il sindaco Nello D'Auria torna a parlare sui social spiegando: sono legato ai familiari di Alessandro da una profonda amicizia e da quando è successo questo tragico evento condivido una piccola parte dei miei giorni con loro, proprio per questo parlo alla città. A nome mio e a nome della famiglia, la mobilitazione social e il cordone di affetto di queste ore fanno sentire meno sole le persone che amavano e amano Alessandro. Ciò nonostante chiediamo a tutti di attendere il giorno dei funerali per partecipare al dolore che ha sconvolto tutti noi e dimostrare che questa città è vicina alla famiglia. Ed è tutto per la rassegna stampa. Ringrazio in regia Michele Urciolo. Restate con noi, restate su 8 Channel.